Idee di sviluppo e consumatori. Primo, non sprecare. Ne parliamo con Andrea Segre, presidente del Last Minute Market. Professore, come possiamo orientarci e come possiamo orientare il consumatore? E il consumatore forse non sa, poi siamo tutti noi, che una parte del cibo che acquista, molto rilevante, finisce nella spazzatura senza essere consumata, pur essendo ancora buono. Con Waste Watcher, che è un osservatorio che abbiamo appena costituito nell'ambito di Last Minute Market, che è una società, uno spin-off dell'Università di Bologna, una sentinella dello spreco, abbiamo stimato che lo spreco domestico, soltanto il cibo, ci costa mezzo punto di PIL in un anno. Sono 8 miliardi e 7 che finiscono nella spazzatura e peraltro sulla quale poi noi qualcosa dobbiamo pagare per smaltire, che sia una tassa, una tariffa, qualche sigla, io ancora non ho capito bene, ma si pagano i rifiuti. Allora, perché gettare via del cibo ancora buono? Dobbiamo interrogarci. Quindi primo, non sprecare, prevenire lo spreco, se possibile anche recuperarlo, perché ci sono accanto, diciamo, ai 8-9 miliardi di spreco domestico, ci sono 9 milioni di indigenti, di poveri nel nostro paese, e noi cerchiamo appunto di promuovere un consumo sostenibile, un consumo responsabile, un consumo consapevole che non getti via delle risorse, le risorse naturali che sono limitate. Il suolo, l'acqua, l'energia devono rinnovarsi, non dobbiamo sprecarle, dobbiamo agire in modo responsabile. Professor Segre, un messaggio forte, un payoff incisivo che possiamo lanciare oggi qui dal Premio Dona di Roma. È proprio questa sorta di primo comandamento laico, se possiamo definirlo così. Primo, non sprecare, un'azione preventiva, quella che dobbiamo fare. Apriamo il bidone della spazzatura, quando lo chiudiamo la definizione di rifiuto è che non si fiuta due volte, ce ne dimentichiamo, ecco, ricordiamocelo, così come dobbiamo ricordarci il carrello della spesa, il frigorifero, i fornelli. È la nostra casa. Del resto, la definizione di economia è proprio la buona gestione della nostra casa. Grazie professor Segre. Grazie a voi.